Si stanno svolgendo presso il campus Univeres di Mirabelle Clano gli esami per gli allievi dei due corsi dell'ITS Antonio Bruno di Grotta Minarda. Gli studenti coinvolti sono quelli del percorso di manutenzione per la meccatronica e per l'automazione per la meccatronica, per un totale di 39 studenti. Entrambi i percorsi erano stati avviati nel 2019, purtroppo poi, a causa del Covid, si sono accumulati 6 mesi di ritardo. Si stanno diplomando in questi giorni 39 ragazzi in gamba e volenterosi, ha detto il direttore tecnico dell'ITS Bruno Carmine Tirri, e oltre il 90% di questi ragazzi ha già un contratto di lavoro. È la prima volta che facciamo gli esami per due corsi contemporaneamente, sono in realtà 39 allievi, 19 del corso di manutenzione e 20 del corso di automazione. Questi ragazzi hanno svolto un percorso abbastanza duro e accidentato perché a causa del Covid si sono portate le lezioni per 6 mesi in più, in quanto durante il lockdown abbiamo dovuto sospendere e comunque siamo arrivati alla fine. Praticamente ci sono due prove scritte, una basata su dei quiz, è un'altra basata su un'elaborazione di un progetto di automazione industriale. È molto interessante perché loro, soprattutto nel progetto, possono mettere in pratica tutte le cose che hanno appreso durante le lezioni e durante gli stage che hanno fatto presso le aziende. Alla fine di queste due prove ci sarà quindi una prova orale dove discuteranno un project work e la loro esperienza fatta durante il corso dell'ITS presso le aziende. L'ITS esiste da diversi anni, si va verso il quarto anno, è una realtà ormai affermata, una realtà importante, ma si può fare ancora di più, soprattutto per questo territorio che poi è la Valle Ufita. Sono dei bei risultati che abbiamo raccolto. E sotto l'aspetto generale, insomma, l'ITS è uno strumento di crescita della cultura industriale notevole, molto importante, è una simbiosi che avviene tra il mondo industriale e i giovani, per cui i ragazzi sono attratti, stiamo facendo questa operazione di marketing appunto per avere nuovi iscritti. Attualmente, oltre ai ragazzi che si stanno diplomando in questi giorni, ci sono due corsi che si stanno tenendo a Grotta Minarda, che termineranno uno a fine del 2022 e un altro all'inizio del 2023. Ma la cosa straordinaria è che, almeno per quanto riguarda questi ragazzi che si diplomano oggi, per il 90% già hanno un rapporto di lavoro con aziende del territorio. A presiedere la prova il professor Andrea Grassi. Io vengo da Reggio Emilia, quindi ho esperienza un po' in tutta Italia e devo dire che l'ITS è un elemento fondamentale di un percorso di formazione, quindi noi come università formiamo dei laureati che ambiscono a posizioni di alto livello, ma chiaramente nel mondo del lavoro servono figure da inserire nei diversi livelli di creazione del valore e credo che questo lavoro che viene fatto in ambito dell'ITS sta producendo veramente notevoli risultati, soprattutto su anche aziende di medio-piccola dimensione, su cui magari queste figure possono essere ottimamente impiegate.